Questa vigilia di Natale vorrei farmi due risate con voi, perché ovviamente oggi la giornata è più lunga, quindi sì, generalmente la nostra tradizione è quella di fare il cenone di Natale, quindi credo che sia un po' in tutta Italia, si cena la sera. Quindi ne approfittiamo per fare un video, per innanzitutto salutare tutti gli amici e augurare un Santo Natale a tutti quanti, ai loro cari, alle loro famiglie, ai loro amici. Ma una cosa che volevo dire è che l'ultima trovata del governo è veramente una cosa ridicola. Cioè, immaginiamo un attimino che è una cosa veramente assurda. Alla Scala di Milano scoppia un focolaio Covid dove hanno dovuto rinviare alcuni eventi che avevano già organizzato. C'era un paio di concerti, c'era un non mi ricordo cosa, insomma, erano già organizzati, sono stati rinviati, quindi è stato necessario rinviare queste cose perché è scoppiato un focolaio di Covid tra i vaccinati, quindi è una cosa tutta loro, interna, non ci mettiamo in mezzo, non ci interessa, se la vedono loro, è una cosa che è nata tra loro. Invece di adottare un criterio logico, cioè, se uno fa una cosa, deve utilizzare una logica. Invece di dire: scusate, ma perché è scoppiato questo focolaio alla Scala di Milano? Qual è stato il problema? E magari qualche cretinetto dell'ufficio, sai, in fondo a Montecitorio, cioè, scusate, vedi là c'erano tante persone tutte ammassate. Allora ci Draghi insieme a Speranza, ci vabbè, speriamo che, visto che sono Speranza, speriamo che riesco a risolvere il problema. E quindi se c'è tantissima gente, quindi riduciamo il numero e quindi portiamolo, che ne so, all'80, al 70, al 60, al 50% della capienza di ogni sala, in modo tale che creiamo uno spazio, quindi più apertura, ma introduciamo l'obbligatorietà della mascherina, quindi distanziamento, l'igienizzazione, avviamo i controlli che mancano sempre, perché in questo paese non esistono i controlli, sulla carta scrivono i controlli, ma non esistono, hanno controllato solo quando hanno messo il Super Green Pass a quei poveri ragazzi studenti, volevano multare gli studenti che andavano a studiare, però oggi non mettono i controlli per controllare se nelle strutture si stiano adoperando, si stiano utilizzando le mascherine. E quindi il governo, stavamo dicendo, cosa fa? Invece di trovare un rimedio, dice: ah, quindi alla Scala di Milano è successo il problema e io chiudo le discoteche. Scusami, Montecitorio, se succede un problema al vostro ristorante, che fate? Ci chiudete pure le pizzerie? No, voglio capire, perché la logica vostra è un po' astratta, quindi bisogna. Io non credo che i ricercatori italiani riescano a comprendere di che patologia soffrite, perché se alla Scala di Milano è scoppiata una pandemia, non vai a chiudere le discoteche, perché la pandemia è scoppiata nella Scala di Milano, in un teatro, non in una discoteca. E quindi vorrei comprendere bene qual è la logica delle vostre azioni politiche, perché a me quello che sembra sono tutte cose improvvisate, sono tutte cose buttate lì frettolosamente, giusto per far vedere, ma materialmente io non vedo un'azione reale per sconfiggere il virus, come non vedo nemmeno un'azione per poter rilanciare il paese. Stiamo subendo i ricatti energetici dai paesi che ci forniscono energia elettrica, voi invece di cercare di andare in Europa a dire: scusate, ma la Russia che cosa si è messa in testa? Che cosa vuole fare? Quindi uniamoci. Francia, tu che vuoi fare? Germania, Svizzera, che volete fare? Quindi per garantire gas e elettricità, voi che fate? Dice: va bene, Europa, dacci un po' di soldi che noi li immettiamo nel corridoio e quindi li facciamo abbassare. Ho capito, ma questi soldi tu me li immetti per il 2022, ma per il 2023 andiamo a prendere altri soldi. Cioè, non è che i soldi te li regalano, sia chiaro, caro governo. Quindi non vedo mai una logica di azione in questo governo. Vedo delle azioni improvvisate come per dire: vabbè, c'è questo problema, tiriamolo avanti, poi vediamo più là cosa fare. Non è così che si risolve il problema. Quindi bisogna andare in Europa per combattere contro l'aumento dei prezzi del gas e dell'elettricità, che è importantissimo e fondamentale non solo per i singoli cittadini e tanti anche veramente già in condizioni economiche disastrose, ma anche per tutte quelle aziende che lavorano col gas e quindi hanno bisogno anche dell'elettricità, è penalizzante. In più adesso si aggiunge la questione dei fertilizzanti. Il governo non ho visto che ha preso una posizione sulla possibilità degli aumenti dei fertilizzanti.
Alla fine, caro governo, se i fertilizzanti aumentano, l'agricoltore non ne frega niente perché aumenta i prezzi sul bene e quindi è sempre l'utente, quindi noi cittadini che andremo a pagare tutti quegli aumenti e quindi mettiamo i soldi per l'elettricità, i soldi per il gas, i soldi per i beni primari, quindi tutto ciò che viene prodotto, grano, ortaggi, eccetera. E quindi alla fine non riusciremo a venirne fuori, perché se non sarà il virus ad ammazzarci, sarà l'economia. Avete distrutto il paese sotto a tutti i punti di vista. Non avete distrutto il paese sotto solo per una questione pandemica e quindi fatto morire tantissime persone, ma avete fatto chiudere tantissime aziende. Avete messo in crisi altre tantissime aziende e sono in procinto di chiudere altre aziende. Abbiamo grossi imperi industriali in Italia, ancora quei pochi che ci restano, che stanno, vacillano e quindi non vedete loro di svalutarli per poter ricedere all'estero, quindi svendete l'Italia, sottomettete gli italiani. Io francamente non so come possa una parte della destra governare ancora con voi. Io credo che questo possa essere l'ultimo Natale dove forse qualcuno potrà ancora permettersi di fare la cena la sera, perché se dovessimo continuare ad andare avanti così, io credo che dal prossimo Natale non si parlerà più di cena, ma di fame. Un augurio di un santo Natale a tutti. Stare chiuso qui, pensiero.